Marcello Falzerano, intanto bentornato. Quella di oggi è la prima intervista da quando hai fatto il tuo ritorno ad Ascoli. Che ambiente hai ritrovato? Sono trascorsi 9 anni dall'altra esperienza in bianconero e tante cose sono cambiate. Intanto grazie del bentornato. Sì, sicuramente trovo un ambiente del tutto diverso, differente da quando lo lasciai 9 anni fa. È una nuova società, è tutto diverso, staff, giocatori, allenatore, quindi sicuramente è come se è un bentornato, sì, però è come se mi trovassi oggi in una nuova squadra. Quindi niente, mi ritrovo qui, sono felicissimo, orgoglioso della scelta che ho fatto e niente, vengo con la prospettiva di dare il massimo, di aiutare, ecco, questo gruppo che l'anno scorso ha fatto molto bene. E niente, spero di dare il mio contributo. Sei tornato una settimana fa, hai trovato uno spogliatoio già affiatato, conoscevi qualcuno e come ti hanno accolto? Allora, in generale conoscevo quasi tutti i giocatori dell'Ascoli, avendo giocato contro diverse volte, e ritrovo comunque un paio di compagni con i quali ho giocato in squadra insieme, che sono Ciciretti e Falasco. Le mie prime impressioni sono che trovo un gruppo di ragazzi molto disponibili, molto seri, è un gruppo che lavora tanto e bene e niente, al momento ho soltanto sensazioni positive. Prima di tornare qui li avevi sentiti? Avevi sentito Falasco e Ciciretti? Avevo sentito Nicola, sì, Che ti prima. aveva detto? Ma è stata una coincidenza perché mi ha scritto all'incirca una settimana prima che firmassi, mi ha scritto: "Ah, so che sei senza squadra, a noi qui uno come te ci farebbe comodo." Ha fatto un po' da Sì, procuratore. però io non gli ho detto nulla perché io sapevo che c'era, ecco, la possibilità di Ah, venire, però non gli ho detto non gli hai nulla. anticipato. No, no, assolutamente, perché sono un po' scaramantico, ecco, su queste cose, però ecco, è successa questa piccola cosa e niente, poi fortunatamente è andato tutto bene. Come stai fisicamente? Tu hai saltato la prima parte di preparazione a Cascia proprio perché ti sei aggregato 8 giorni fa, però ti sei mantenuto in allenamento da solo. Ricordiamo che sei svincolato dal Perugia. Sì, assolutamente. Non è la stessa cosa, ecco, quella di allenarsi da solo, però sì, mi sono tenuto, tra virgolette, in forma, con un personal trainer e al momento non sono al 100% della condizione fisica, però conto, ecco, di trovare la migliore forma nel giro di una settimana, 10 giorni, ecco. Come ti stai trovando con questi primi allenamenti con Mister Bucchi e il suo staff? Mi sto trovando, sembra una frase fatta, però mi sto trovando veramente bene. Col prof parliamo quotidianamente, ci stiamo gestendo bene e niente, come ho già detto, nel giro di 7 giorni, 10 giorni al massimo, penso di tornare a più o meno al 100%. Il mister ti ha visto all'opera nel secondo tempo dell'amichevole con l'Are Canatese a Porto San Giorgio. Come ti sei trovato con i tuoi compagni di reparto? Eri subentrato a Bidawi. Sì, no, quella è una posizione di campo che non ricopro da diverso tempo, perché negli ultimi anni ho giocato più che altro da mezzala di centrocampo, in un centrocampo a tre, e la stagione passata ho fatto il quinto con il Perugia, ed ecco, quest'anno diciamo ritorno ad essere un esterno D'attacco. d'attacco e niente, è un ruolo che ho sempre fatto, quindi è un ruolo nel quale mi ci trovo bene, sto cercando di capire bene, ecco, quello che vuole il mister, però ecco, ho intorno una squadra che sa giocare a calcio e di conseguenza penso di riuscire a trovarmi bene in futuro. Al termine di quella partita, il mister non era così soddisfatto dell'ultima mezz'ora della squadra, probabilmente un calo di concentrazione. Più volte vi ha chiesto di alzare il ritmo. Cosa vi ha detto poi nell'analisi della partita in questa settimana? Beh, sì, ha ripetuto più o meno le stesse cose, nel senso che lui giustamente non accetta, ecco, questi cali di concentrazione
e noi altrettanto non dobbiamo permettercelo. Quindi sappiamo che andiamo incontro ad un campionato, quello di quest'anno è un campionato della Serie B, uno dei più difficili penso degli ultimi anni, e oltre ad allenare, ecco, l'aspetto fisico, è importante appunto mantenere un livello mentale sempre, sempre molto alto, quindi questo è un aspetto che non dobbiamo assolutamente lasciare andare, ecco. Ma prima del campionato c'è la Coppa, domenica sarete di scena al Penso di Venezia, uno stadio che conosci molto bene, hai fatto anche bene a Venezia, torni da ex, che emozioni vivrai e soprattutto che partita sarà, visto che è un match da dentro fuori? Beh, sicuramente ogni volta che torno a Venezia è un'emozione grandissima, perché Venezia è una piazza che porterò sempre nel cuore. È la nostra prima partita ufficiale, quindi non dobbiamo pensare che sia una partita di Coppa Italia, ma dobbiamo già proiettarci come se fosse la prima partita di campionato. Un anticipo sarà, infatti. Sì, proprio perché, come ho detto prima, bisogna allenare anche l'aspetto mentale, e quindi questa è una grande prova. E sappiamo che il Venezia è una squadra forte perché viene dalla Serie A e molti giocatori sono rimasti. Andiamo a giocare contro una squadra forte e è sicuramente un grande banco di prova per noi. Grazie. Grazie a voi.